Ragazzi, buonasera e bentornati qua su Arte Bianca Channel. Allora, è da un po' che non ci sentivamo. Io sto preparando un po' di biga per domani. Qua abbiamo 4 kg di farina. Ecco qua, sempre la nostra solita farina che usiamo per questo prefermento, diciamo, personale nostro, una biga al 50%. Qua abbiamo invece i nostri 2 litri d'acqua e il nostro mezzo cubetto di lievito, 12-13 grammi. Era da un po', allora che cercavo di capire come ottenere una bella pizza classica napoletana, in parte contemporanea. O meglio, mi spiego meglio. Sto cercando di ottenere una bella pizza contemporanea, morbida, cornicione alto, alveolato. Al tempo stesso, cercando di non allontanarmi troppo dai classici canoni che noi abbiamo per quanto riguarda la pizza napoletana, non superando, ecco, eccessive idratazioni, magari, ecco, riuscire anche a scendere al di sotto del 70% di idratazione, come stavo facendo fino ad ora. Penso di esserci riuscito, in questi giorni, sviluppando un metodo tutto mio e mantenendomi sul range del 66-67% di idratazione, con una pizza, ecco, sempre come siete abituati a vederla nel mio canale, bella alta, alveolata, morbida, scioglievole. Lo scopo di questo mio studio, se così lo vogliamo chiamare, se così lo si può definire, è quello di portare la pizza in forno a una temperatura che si aggiri comunque sui 450-500 gradi, quindi dando quei massimo 60 secondi di cottura alla pizza, proprio come vuole il manuale della pizza napoletana, quindi dandoci proprio uno shock termico in cottura, però al tempo stesso, ecco, poi non bisogna dimenticarsi che comunque, avendo a che fare con un'alta idratazione, la pizza sicuramente uscirà cruda dal forno. Per questo vi dicevo, sono riuscito a scendere con l'idratazione ad ottenere lo stesso risultato. Adesso vi mostro come. Misceliamo tutto, otteniamo il nostro classico per prefermento di sempre. Su questo non è cambiato nulla, quindi ricapitoliamo: 4 kg di farina, 2 litri d'acqua, 12 grammi di lievito. Ecco qua. Purtroppo le tempistiche, soprattutto per quanto riguarda, ecco, la pizzeria d'asporto, quella che sono io, per l'appunto, che io ho una saletta ma è esterna, è piccolina, quindi in effetti sono più pizzeria d'asporto che pizzeria con posti a sedere, insomma, dai, diciamocela tutta. E quindi io devo per forza di cose andare a studiare un prodotto che stia bene nel cartone, quei 5 minuti, quei 10 minuti di trasporto fino a casa del cliente. Al tempo stesso che preservi le stupende caratteristiche della pizza contemporanea, ovvero scioglievolezza, profumo, dei prefermenti, morbidezza, fragranza, ma al tempo stesso, ecco, che si lasci indietro anche i suoi difetti, che sono per l'appunto cottura lenta almeno 2 minuti in forno, soprattutto se si arriva a un'idratazione del 75%, lo sappiamo bene. Sono purtroppo tempistiche che vanno rigorosamente rispettate, se non si vuole ottenere un prodotto crudo e gommoso. Quindi in questi giorni ho cercato, per forza di cose, di elaborare, ecco, un prodotto che vada bene un po' per tutto,
che ricordi la classica napoletana ruota di carro, ma che al tempo stesso ci dà anche la sensazione della contemporanea e si porta indietro anche sempre quegli aromi, quei profumi che solo il prefermento riesce a darci. Eccola qua. Questa è la mia saletta Minion, giusto per farvela notare. Tra l'altro, ecco, in disuso perché lo sapete, dopo le ore 18 bisogna chiudere i battenti. Ok, ragazzi, penso che il nostro prefermento a questo punto è anche pronto. Stacchiamo la macchina. Questo adesso va in frigo, 4 gradi per 18 ore, quindi ci vediamo domani pomeriggio per l'impastamento, e questo è anche il momento giusto, credo, per ricordare a chi non è ancora iscritto di iscriversi e magari lasciate anche un bel mi piace, dai ragazzi, che non costa nulla e mi aiuta tanto. Ragazzi, allora, ribuonasera. Allora, questa è la biga come si presenta oggi, solito aspetto. Odore di yogurt, diciamo così, quindi leggermente acida. Qua abbiamo i nostri 700 ml d'acqua per arrivare, come siamo rimasti, a un 67% all'incirca di idratazione. I nostri 100 g di sale, quindi trattandosi di 4 kg di farina, ci manteniamo sempre sui 25 grammi per chilo. Allora, iniziamo a impastare. Azioniamo la macchina. Sentiamo sempre un filino d'acqua. Ecco qua. Attendiamo almeno, insomma, il quarto d'ora di impastamento. Allora, ricordiamoci intanto cosa vogliamo ottenere stamattina. Vogliamo ottenere un prodotto altrettanto scioglievole, altrettanto soffice e croccante al tempo stesso e altrettanto profumato come siamo abituati ad ottenerlo da un prefermento ad alta idratazione, quindi ecco, una biga maturata tra le 12 e le 16 ore e un impasto che si aggirita dal 70 al 75% di idratazione. Questa mattina il nostro obiettivo è di ottenere tutte queste cose con un'idratazione del 67%. Quindi un'idratazione che ricordi più una pizza classica napoletana che una pizza contemporanea. Quindi cercare di ottenere tutte le cose positive sia da un lato che dall'altro. Ok, andiamo anche con il sale, così ci leviamo il pensiero. Ecco qua. Allora, ragazzi, impasto concluso. Possiamo anche staccare la macchina. Ecco qua. Ragazzi, 67% di idratazione. Vedete? Vedete, bello duro. Eccolo qua. Adesso lo lasciamo riposare un 10 minuti da solo in macchina. Lo alziamo. Con la sola differenza rispetto alle precedenti impastate che non gli facciamo nessuna piega e nessuna pirlatura, cioè lo lasciamo sul banco proprio così come lo alziamo dalla macchina. Questa è l'unica differenza sostanziale in effetti, perché essendo già un 67% di idratazione è già bello incordato, non ha bisogno di altro. Ecco, altrimenti poi daremo eccessiva tenacità all'impasto. Soltanto questo, ecco, questa è l'unica accortezza che bisogna avere per questo determinato impasto, se si vuole ottenere una pizza a canotto stile classica napoletana. Allora, impasto alzato, adesso lo lasciamo riposare altri 10 minuti sul banco. Ecco, vedete, l'ho alzato proprio così come l'ho preso dall'impastatrice, senza nessuna piega o pirlatura. Lo lasciamo riposare giusto per altri 10 minuti. Poi procedo allo staglio e ci vediamo più tardi. Ragazzi, eccoci di nuovo qua. Ora, allora, questo è l'impasto cresciuto. Guardate qua.
Ditemi se non mi sembra un 75% di idratazione. Ok, adesso gli diamo giusto qualche oretta di frigo e poi sempre con la nostra ben amata prova forno. Ragazzi, ci vediamo tra un'oretta o due, dai. Alla prima pizza vi mostro quello che abbiamo fatto stamattina. Ma tu stai ancora in frigo? Dai, vieni fuori che ci facciamo un'oretta a temperatura ambiente, dai.